è un posto di cui probabilmente si parla pochissimo, però di fatto in questa carne poi c'è un'altra valletta molto piccola, purtroppo non riesco a fare un riferimento sulla Lombardia, ma veramente quelle valli incassate tra le montagne con tutti i paesini arroccati, e l'unico paese sul lato risalendo sinistro del fiume, non ricordo il nome, dovete scusarmi, nel 1890 era totalmente anarchico, totalmente anarchico, cioè il 100% degli abitanti di questo paese erano anarchici. A festa mettevano la bandiera rossa e nera, si erano fatti nel bosco un posto che si chiamava Les Tombes per andare a seppellirsi in modo laico, facevano i loro riti per questi riti di sepoltura, e vivevano questa vita fino agli anni 50. Migranti, dunque gente che è stata negli Stati Uniti, aveva conosciuto un paradigma politico nuovo, diverso, adatto a quella povertà da cui loro provenivano, e tornando a casa volevano vivere quella dimensione, per cui distribuzione delle terre, degli alpeggi, tutte le cose stanno. Dall'altra parte del fiume, diciamo, beh, ci sono state le barricate, invece tutti i paesini di questo posto sperduto, avevano una casa del popolo con una falce e martello, no? Ben posizionata, tanto che la seconda casa del popolo costruita in Italia è stata costruita in un paesino della carne, la prima a Bologna e la seconda. Dunque un paradigma, il socialismo, che aveva preso piede tra la gente comune, era riconosciuto, di cui si parlava in modo molto semplice, perché la gente poteva in un quadro molto semplice attuare delle strategie di sopravvivenza, un quadro semplice. Allora io decido di diventare schiavo, io, di un quadro semplice, l'eocrazia, un quadro che mi permette tranquillamente di dire come si vive in un contesto altro che non è la democrazia né il socialismo, ma l'eocrazia. Allora, se volete, possiamo fare quello che io sto facendo da più o meno un anno, però intensamente, in quest'ultimo mese, che potete farmi alcune domande come eucratico, visto che io di come si vive nell'eucrazia, perché non voglio fare un quadro diciamo retorico, pittoresco, vorrei che faceste delle domande così. E poi eventualmente, perché non voglio prendere troppo tempo, ma non voglio nemmeno uscire da questo metodo, non voglio fare delle cose cattedratiche, ci si rincontra, perché questa cosa andrà avanti ed è uno strumento di riflessione. Volete sapere qualcosa di eucrazia? Abbiamo da questo momento forse 10 minuti, un quarto d'ora massimo, giusto Paolo? Giusto, sforando. Un quarto d'ora. Imposto. Prego. Cosa vuol dire eucrazia? Eucrazia, diciamo, c'è stato un grosso dibattito, perché il primo era cenocrazia, però sembrava troppo una roba di magna magna. Cenocrazia. E cenocrazia sarebbe anche il governo degli uomini comuni, quella che non piace molto al Signore. Invece eucrazia, radice greca, eu, equilibrio, benessere, bellezza, armonia, equilibrio tra le parti. Potrebbe suonare male, perché potrebbe essere rilegato alla questione delle aristocrazie, che è anche il governo dei meritevoli. Governo dei meritevoli. Quindi il governo dell'equilibrio. Sì, un governo dell'equilibrio nei termini in cui gli opposti stanno in equilibrio nel momento in cui tu li riconosci come opposti e non nascondi questa lotta un altro interesse. Sì, abbiamo due camere in questo Parlamento, una è femminile e una è maschile, il che non vuol dire che ci sono solo uomini e solo donne, però una è maschile e una è femminile, non abbiamo partiti, perché la dialettica dei partiti, abbiamo scoperto nel tempo, serviva ad altre cose. Dica. Le leggi? Ditemi, fatemi delle domande. Come funziona? Dov'è? Che cosa? L'uomo fisico. Dov'è? È un mondo analogo, 7 miliardi di persone, tante razze, tanti continenti. Un mondo analogo, 7 miliardi di persone, tante razze, tanti continenti. Come funziona? Come funziona che? Democrazia. Come funziona la democrazia? Come Come viene espressa? È un'elezione.
le persone appunto non vengono elette né in corporazioni né in partiti, rappresentano, diciamo, le loro idee, normalmente sono persone meritevoli, ma non è una meritocrazia nel senso stretto, però sono meritevoli, le riconosci perché hanno capacità, sono persone intelligenti, sono persone che hanno professionalità, e per cui, diciamo, a differenza di quelle forme di democrazia mascherata che erano dei fascismi, diciamo, che si tentava la democrazia delle corporazioni, non è che sappiamo come successe. Allora, il governo funziona in questo modo sostanzialmente. Le due camere hanno problemi, le leggi, che vengono di volta discusse, diventano poi commissioni in cui si unificano le due parti, queste commissioni propongono delle leggi e queste leggi tornano alle camere e se qualcuno dice no si ritorna in commissione. Non esiste il voto a maggioranza, perché è ovvio che se io vinco qualcuno perde. Quello che perde normalmente non mi fa piacere. Nel lungo periodo avere dei nemici perché continuano a perdere o avere sempre dei vincitori che continuano a vincere non funziona. È meglio avere una società che lavora sul siamo d'accordo tutti, ci si mette molto di più ma poi le cose funzionano meglio. Questo non vuol dire che siamo felici in democrazia, eh? Scordiamoci la felicità come paradigma, ricordiamoci la complessità, però questo tipo di governo funziona con il consenso all'unanimità. Non si possono essere leggi votate da una maggioranza su una minoranza. Però l'equilibrio nasce dal caos, giusto? Sempre. Qui state parlando sempre. Molto all'incontrario, nel senso che visto che vi piace questa paradigma del termine. Del paradosso. Allora, se l'equilibrio nasce dal caos, sì, ci sarà del caos anche in democrazia. Per fortuna. Come stabilite l'equilibrio? Lavorando sul caos. Come? Ci lavori, voglio dire. Tu dipende dove metti la tua energia. Ti faccio un esempio. Noi abbiamo, ti faccio un esempio. Se qualcuno decide di non riconoscere più neanche la meritocrazia, o comunque di non riconoscere le persone che vanno, cosa fate con quella persona lì? Sono discussioni, ci dà la libertà di discutere continuamente. Però ti faccio un esempio. Quanta gente attualmente nella democrazia è impegnata a discutere le leggi economiche attraverso il sistema finanziario che è quello che conosciamo? Dunque le borse, dunque che conoscete meglio di me sicuramente. Quanta gente, migliaia di persone, università, istituti, banchieri, tutti i giorni si mettono lì e cercano di fare quel tipo di lavoro. Però noi riconosci una leadership a qualcuno e dai a qualcuno comunque l'ultima parola. Però come fai? Se no diventa una discussione all'infinito. Perché qui non discutere all'infinito. Sì, ma sono passaggi. Cioè tu arrivi a un punto di discussione, iniziano delle attuazioni e poi discuti. Però ti devo, cioè, altri dettagli? Ti faccio un esempio. Le leggi non prevedono la colpa individuale. Cioè l'uomo da noi, la persona, diciamo, non è responsabile individualmente dei suoi atti. Perché non è possibile. Cioè, filosoficamente, uno è sempre dentro una rete, per cui c'è sempre il concorso di colpa. Sempre. Tu fai una cazzata e ci sarà un processo a un sistema, non a una persona. Quindi è un sistema di valori. Quindi è un sistema che... Però, sì, il caos e l'equilibrio sono due, cioè diciamo che... Nei termini della condizione umana, la complessità è il fenomeno centrale, per cui è sempre un caos. Cioè tu vai in una direzione piuttosto che un'altra. E però parte dal presupposto che il caos dura. La natura della sua stessa ragione si tende a semplificare. La natura tende a semplificare. Poi c'è l'accidente che mette in moto. In questo processo di semplificazione voi ci state? E certo. Se ci state, qual è l'accidente? L'accidente è il consesso umano che non finisce mai di discutere le cose, per cui non le dai mai per finite, le metti in un processo di crescita, per cui tu arrivi a un punto in cui maturi una certa visione, questa visione verrà messa alla prova dai fatti. I fatti sono la complessità della vita, certi semplificano, certi complicano. E se qualcuno dicesse che l'eucrazia è esposta così a riformista? O conservatrice? Riformista, dunque, potrebbe essere, perché c'è un segreto in questa comunicazione che vi sto facendo, perché in realtà io mi presento come portavoce, mai come schiavo,
però oggi per l'occasione mi sono dovuto rischiare. Diciamo che l'elemento, il segreto delle cose che vi sto comunicando è che si basa su delle pratiche che sono in corso d'opera. Non vi sto parlando di cose che sono invenzioni utopiche relegate alla sfera della speculazione. Sono pratiche che tradotte in una forma sistemica potrebbero tendere a una società di questo tipo, potrebbero tendere, perché l'eucrazia non è un'ideologia, è un'attenzione verso un quadro paradigmatico diverso dal socialismo, così come l'abbiamo conosciuto, diverso dalla democrazia, così come la stiamo vivendo. Non credi che l'accezione della democrazia in termini socialisti possa ricondurre al discorso della decisione in una maggioranza, visto che il governo della maggioranza con assoluto rispetto della posizione delle minoranze? Sono perso? La differenza però nella democrazia socialista e quella occidentale è proprio nel fatto che il governo della maggioranza deve articolare assoluto rispetto alle posizioni della minoranza, anche se fosse una sola regione a pensarla diversamente. No, questo discorso della maggioranza, che non si dice la maggioranza, che noi abbiamo sperimentato, quindi lo conosciamo abbastanza, è difficilissimo far funzionare in questo modo. Io credo che tu sei dentro un sistema e conosci continuamente degli aspetti d'ombra, degli aspetti che ti funzionano meglio. Cioè, facciamo un esempio. Perché il problema è che tutta la concatenazione di fenomeni che permette poi di vivere dentro un quadro e di sentirti schiavo di quel quadro, perché io ovviamente guardando a voi capisco che siete schiavi della democrazia, però non sono meno schiavo della democrazia, nel senso ci sto dentro come paradigma e ci sto dentro, non so se... Però quello che... ti faccio un esempio, per noi la scuola, non so se mi puoi rispondere, la scuola è un fenomeno che ti permette l'alfabetizzazione, dopodiché tu vieni inserito già da bambino, 9-10 anni, in sistemi produttivi. Ma non perché vai a lavorare 8 ore al giorno, perché tu a 9-10 anni, per una persona della natura, dell'umano, sei hai un punto di apertura e di abilità che non esiste pari nella vita di un essere umano. Tanto che balletto, musica, tutti quelli che sanno che l'alimentazione tu puoi fare un estuario incredibile in quel tempo, ti pigliano, circo, queste cose qui, qualsiasi cosa che ha a che fare con l'imitazione a 9-10 anni devi iniziare. E noi iniziamo con delle piccole pratiche, però questo non significa che smetti di giocare, che non studi più nulla, cioè vieni lentamente integrato e invece che essere istruiti noi apprendiamo, ma apprendiamo fino ai massimi gradi, non smettiamo mai di studiare, si potrebbe dire. Per cui quello che tu dici, io lo capisco, però faccio fatica a collocarlo perché sono dentro un altro paradigma. Per me la scuola dell'obbligo è una cosa fuori dai conti, cioè non riesco a capire cosa significa studiare con l'obbligo di studiare. Sarà un'occasione quando studiare, sarà un luogo di apprendimento, ma che io sia obbligato non può funzionare in quello che noi stiamo vivendo. Io non immagino i miei figli obbligati a studiare, perché non lo potrebbero capire. Per cui anche quando tu sento processi tipo maggioranza, minoranza, il rispetto, sei in un'altra logica. No, ma ti ho detto che stiamo cercando, in realtà abbiamo sperimentato pure, le resistenze sono molto mancate rispetto alla teoria. Se all'interno del sistema fa comprendere che le decisioni non vanno prese per maggioranza, ma per risoluzione dei problemi, che le due posizioni... Vai. Non credi che poi alla fine tutto possa degenerare in una unicità di pensiero? Sto pensando, sì. Già questo è tanto. Siamo lontani. Questa è la risposta. No, è una battuta. Nel senso, schiavi della democrazia. Noi siamo schiavi del pensiero, siamo schiavi dei miti. Quello che abbiamo visto con Pasolini, tanto per tornare a Pasolini già nel 73, nel 74, si ricordate le lettere, avete letto le lettere luterane? Quando non c'era Alberoni a fare l'articolo di fondo del Corriere della Sera, ma c'era Pasolini già nel 73, nel 74, spiegava come media, come già la televisione, praticamente più del fascismo, quindi più della lotta del fascismo, aveva anticipato che avrebbe abbruttito la coscienza delle masse degli italiani. Oggi ci ritroviamo in questa situazione. Voglio dire, ci ritroviamo in una situazione in cui dobbiamo riconsiderare il nostro essere in un sistema che ha perso ogni riferimento, ma questo non è democrazia, questo è un riferimento che c'era
appalti costituenti, andiamo a confondere, diciamo, grandi costituenti, diciamo, della nostra Costituzione, dicevo delle cose che oggi sono totalmente disattese. Cioè, c'è un discorso da fare di riprendere, poi il discorso che faceva il Lusso prima, no? Che provocatoriamente, sostanzialmente, diceva facciamo un passo a ritroso. Così si capisce quello. Facciamo un passo a ritroso, cioè torniamo schiavi, come era la vecchia accezione dello schiavo, per recuperare i valori che poi erano valori che Pasolini già 40 anni ce li ha. Quindi questo è il concetto. Chiudo, semplicemente che secondo me, conducendo quello che diceva lui, il discorso è che dobbiamo recuperare, no? Appunto tutta una serie di libertà, di pensiero, di coscienza, no? Che stiamo perdendo, ma stiamo perdendo anche questi social network, perché social network è una grande piazza in cui chiaramente tutti possono dire tutte le cose. Dicono le stesse cose, attenzione, dicono le stesse cose, è diverso. Posso rispondere? Mi ha aiutato lui a arrivare alla risposta. No, è un cambio di paradigma, non è risolvato. Perché lui mi ha aiutato a capire, è proprio un cambio di paradigma, è un salto di coscienza. In questo senso non è un riformismo lento, ma è un recupero di valori, chiaro di no, in questo senso no, l'eucrazia non è questo, l'eucrazia è un salto di coscienza, la democrazia è uno strumento vecchio. Questa forma, come l'abbiamo conosciuta anche nella sua degenerazione, non appartiene più a quello che nell'eucrazia può essere un sistema di convivenza politica, ma non di pensiero unico. Scusa, ti ho interrotto nella... Tanto mi sono se ci sono i principi che regolano la relazione di energia, quindi di economia per gli individui. Sì, cioè, il credito sociale, cioè c'è un tabù ferreo che è impossibile vendere denaro in quanto materia e potersi speculare sopra. Centinaia di migliaia di persone si occupano di regolare il sistema aritmetico dell'economia. Quindi il capitale sociale che cosa diviene? Il capitale sociale. Devo pensarci che forse noi non ce l'abbiamo. Che ne avviene la teoria che l'abbiamo. Ogni realtà ha il suo capitale sociale. Capitale sociale. Volevo sapere qual è l'interno analogico. Capitale sociale. Ma presentato anche dal pensiero il capitale sociale. Assolutamente. Ah, ok, capitale sociale teso non solo come economico. Cioè se c'è questo spostamento, io l'abbiamo capito. Poi i concetti che comunque possono essere utilizzati nelle relazioni di energia, quindi di economia per gli individui, anche volevo capire se avete ragionato sul concetto di capitale sociale. Che sempre nello sviluppo della teorica, nella ricerca conseguente, ci si sta ragionando. Ci siamo arrivati e poi abbiamo verificato che i sistemi non si mettono in moto proprio perché non viene rispettato per le politiche concettive che dovrebbero esigere il funzionamento. Cioè, il tema è questo: in eucrazia ci sono i ricchi e i poveri, non è che c'è una società uguale dove la gente guadagna allo stesso modo, però la povertà in questo senso è meno, cioè non è un dato di sperequazione, è anche un dato collegato a quella che, cioè, ti faccio un esempio, io ad esempio non voglio lavorare con te, sono cazzi miei, cioè non c'ho voglia di lavorare con te, cioè c'è gente che vuole lavorare con te. Se questo è il principio, siamo qui. L'opportunità c'è, cioè, il tema è che c'è un'opportunità abbastanza mediamente buona per una persona di... Quello che volevo capire io, la vostra riorganizzazione, cioè la vostra implementazione, avete definito, se ci siete arrivati, alcuni concetti chiari. Tra cui il capitale sociale. No, oppure, quali sono gli elementi, i principi che regolano la vostra comunità, se esiste comunità? No, cioè, la democrazia non funziona più perché è saltato il concetto di comunità, secondo me, è stato completamente svuotato. No, quello che penso io. Nella riorganizzazione della società, questi concetti ce li avete, oppure li avete sostituiti, avete trovati altri significati rispetto a questi concetti? Per capire. No, cioè io sarei qua ore, chiedo se. Ecco. Quante ore ancora? No, non voglio altre ore. È che tutte queste domande non sono fondamentali. Un'ora eucratica. No. Un'ora eucratica sono 3 minuti. Io volevo solo dare uno spunto e chiudo
poi magari chiudo dicendo che per me questo essere portavoce è un'abitudine costante, quotidiana, a utilizzare un altro paradigma, a uscire dalla propaganda che tutti i giorni mi devo ciucciare di qualcuno che vuole il monopensiero, come l'hai chiamato tu, o qualcosa a cui mi devo adeguare. Ed è, tra virgolette, una pratica che si fa in gruppo a pensare un modello semplice a cui riferirsi, come facevano i contadini di quella valle, che a un certo punto hanno detto il socialismo, ed era semplice per loro. No, guarda, basterebbe guardare Quinto Potere, tutti quanti si affacciano al finestro, siamo tutti incazzati neri, ecco. Basta. Cioè non però c'è, però non questa roba della rabbia, la cosa della rabbia non è sufficiente. Per me non è sufficiente, io mi sto facendo un quadro quotidiano basato su esperienze del territorio, io te le potrei, tutte le cose che tu te le posso riferire come pratica, però il territorio non come invenzione. I territori sono molto più avanti della città, che non è importante, che non c'è nulla. No? I territori funzionano, secondo me, sul piano della consapevolezza dei giovani. In Cina stanno facendo proprio questo, partono dai piccoli e andranno alle province e andranno allo Stato. Per dovere di sintesi estremo, mi intriga quando dici la non scuola dell'obbligo intendendo un rapporto con la conoscenza permanente, l'amore conoscitivo e quindi non di obbligo. Lo sento come pericoloso in seconda battuta perché storicamente la Chiesa cattolica non voleva la scuola dell'obbligo, ma è una citazione storica giusto per fare profondità di campo, proprio per permettere a un'oligarchia di avere la conoscenza e continuare a oltre. Quindi il passaggio della scuola dell'obbligo è stata una grande conquista, un semo pratica, certo. Che può essere ripensato in una società economica. Io ho fatto un percorso su Don Milani, Barbiana, così, e sentivo citazioni. E comunque tra le bodybuilding e il troppo fisico, tu spaghi, tu spaghi. Detto questo, io volevo intrigare su questo. E se questo, tu hai parlato un po' del metodo, no? Su come si gestisce l'organizzazione. In un minuto, se dovessimo parlare di scala di valori, che è quello che a me manca e che vado cercando, cioè io fin da ragazzo appartenevo a una ideologia che mi ha dato certezza, d'accordo ragazzi, perché questo mi sembra abbastanza di me. Questa ideologia si è sclerotizzata, è caduto giù il muro di Berlino e quindi non è applicabile storicamente, però c'è una scala di valori che vado cercando e che mi spinge a fare le cazzate che avete visto insieme a Paolo e ad altri, siamo stati un po' più esposti con i video e quant'altro. Dentro questa scala valoriale, che chiedo a te ma mi farebbe piacere anche, ci sta anche, oltre che l'amore della conoscenza, che è un modo per andare avanti, no? Andare oltre, quindi una realtà dinamica, e questo mi piace molto, anche qualcosa che io riesco a chiamare in modo confuso il culto della minorità, cioè quando tu sei forte, l'energia che dicevi tu, non in maniera competitiva, ma in maniera compartecipativa, generi un modello in cui offri la tua forza a quello che su quella qualità casualmente ne ha di meno, quindi il metodo compartecipativo. Se ti devo dire le mie ansie o le mie paure, è questo modello ad esclusione, no? Questo della meritocrazia, per cui io sono messo in pista per essere migliore di altri, più forte, più. Ma io non voglio un sistema in cui sono costretto su ciascuna qualità, misurarmi e competere a chi c'ha il cazzo più lungo su quella qualità. Perché a volte non c'è, lo so che è una battaglia persa, no? Allora su questo, e chiudo davvero, nel modello eucratico c'è il culto della minorità, cioè la cessione di quote di energia, no? Tramite, diciamo, una relazione positiva o no? L'avete discusso, l'avete parlato, è materia di stop. E gli altri che ne pensano? Visto da come me la vivo, assolutamente. Cioè ti faccio un esempio. Seguì istintivamente, noi eucratici, istintivamente, se ci sono più donne, parla col femminile, tutti.
ci sono dei meccanismi di equilibri nelle cose che ci accadono, che sono dati nella natura della nostra educazione, non so come dire. Cioè, se ci sono dei bambini e c'è un'attenzione, il fatto stesso che il bambino è dentro nel mondo del lavoro, che per noi non è il lavoro, dove vai in pensione, devi diventare matto tutta la vita, fare la lotta per avere il tempo libero, cioè è come dire, ma questo non significa che non ci siano i problemi, le infelicità, le tensioni, i momenti di scoramento, la gente che va in galera, capito? È come dire, c'è continuamente questa... Scusa, te la posso fare un po'? Prego. Ma voi a braccio, cosa tendete? Se tendete a qualcosa? Guarda, il tema è questo. Il tema è questo. Io posso scegliere di essere schiavo di un paradigma che mi fa piacere. Credo che in democrazia per il momento la maggioranza, il che non vuol dire la maggioranza intesa come combattimento così, ma una gran parte della popolazione continuamente si riconosce in un paradigma in cui sta meglio che in un paradigma che magari non ha scelto. Perché il tema è questo, mi sembra che qui il tema è che quanto abbiamo scelto, adesso non sono teocratico, questo paradigma, quanto l'abbiamo scelto? Non stiamo più scegliendo da un bel po'. In neocrazia l'abbiamo scelto, i problemi ce li scaviamo uguali. Per cui non è il tema di essere felice, è il tema di dire a me piace così, me lo scavo così, mi piace l'ecologico, me lo faccio così, mi piace il Parlamento con le donne, gli uomini, il femminile, e me lo scavo così, mi piace l'effetto sociale, e me lo scavo così, ma me lo sono scelto. Per cui tendiamo a voler essere consapevoli della scelta. Una cosa che non mi torna, perché qui parli di scelta e di consapevolezza, prima parlavi invece di non colpevolezza, dice che nessuno è mai della propria colpevolezza, ma perché è dentro una rete. Certo, e allora questa cosa qui non mi torna più, perché se scegli, scegli anche comunque. Sì, però in una società la gente nasce e muore, un bambino che nasce, è una creatura che c'è in un mondo. Se sei consapevole della tua scelta, lo sei in positivo e negativo. Però la tua scelta, un conto, cioè la complessità di una società non la riduci. Allora, torno all'esempio del villaggio e finisco. Il fatto di essere anarchico non toglieva il fatto che di colpo tutti erano felici. No, c'era la complessità. Ti parlo di un paradigma. Però tu parli già di una cosa troppo sottile, ti sto parlando di un paradigma, macro paradigma, come il socialismo. Dimmi che cos'è la democrazia, non lo sa dire nessuno. Credi. È una tendenza. Eppure sono altri. È una tendenza, non è un dato acquisito, è una tendenza. Una tendenza, ti dico, ma io direi che più che altro la democrazia, come la stiamo vivendo adesso, ha implicato il nostro grosso guaio, che è quello di deliberare, ammesso che si voti e adesso la maggioranza lo sta tenendo, però sembra esaurirsi nel momento del voto, proprio la capacità di partecipare a queste questioni, ed è questo un grossissimo limite. Allora se deliberiamo soltanto non possiamo neanche pretendere. Mi sembra di capire invece che in questo tipo di soluzione ci sia una partecipazione, una consapevolezza individuale, sicuramente da un processo a questo tipo di interesse, però proprio per necessità non consente di dire vabbè io ho votato, ma aspetto che lui risolva, si risolve tutti insieme, ed è una cosa molto difficile. Sì, abbiamo un sacco di casi, comunque affascinante. Io lascio qui, perché non, era solo un invito dell'ultimo momento, non voglio prendere altro spazio, alla schiavitù, quella che più che ci attanaglia molto da vicino. E grazie. Allora, grazie a voi.